Carissimi, di nuovo, anche quest'anno, dopo gli anni precedenti, sono stato obbligato, diciamo, mio malgrado e vostro malgrado, a diciamo, fare questo video di Natale, per cui mi dovete supportare anche quest'anno. È un'occasione per fare un po' il punto della situazione su questo 2022 che si sta concludendo, che è stato un anno molto impegnativo. Innanzitutto stiamo chiudendo l'anno con un fatturato record, che è il nostro record di sempre, appunto, questa, e questo è estremamente di buon auspicio per gli anni a venire. L'altra cosa importante è che abbiamo dovuto superare quest'anno, come anche il 21 d'altra parte, una serie di, io le chiamo, opportunità di miglioramento, che diciamo tutti gli ostacoli che abbiamo incontrato nel nostro percorso. Facendo appunto il punto della situazione, innanzitutto sulle nostre miglioramenti da un punto di vista operativo, sempre con in testa le nostre priorità, che sono la sicurezza. Sull'area sicurezza abbiamo avuto un periodo, diciamo, iniziale con qualche evento di troppo, che però abbiamo prontamente corretto nel corso dell'anno con un'attività di prevenzione, e questa attività di prevenzione ci ha portato a un record di giorni senza infortunio che supera i 200 giorni, e siamo molto orgogliosi di questo e continuiamo in questa maniera. Sull'area qualità abbiamo ulteriormente migliorato i nostri indici, sia sulla qualità cliente sia sulla qualità, diciamo, interna, anche se in un'ottica di miglioramento continuo dobbiamo sempre migliorarsi finché non arriveremo allo zero, che è il nostro true north, la nostra stella polare. La terza priorità viene i clienti, la clientela, le consegne a clienti. Quindi abbiamo dei segnali, diciamo, diversi, perché da una parte abbiamo mantenuto un buon livello di precisione delle consegne, cosiddetto on time delivery. Dall'altra parte abbiamo dovuto necessariamente, visto il grande ammontare di ordini e anche per la disponibilità di materie prime, allungare i nostri tempi di consegna, e quindi di questo non siamo assolutamente soddisfatti, dobbiamo migliorarci. Sulla parte produzione abbiamo costantemente aumentato i nostri livelli produttivi giornalieri, e anche di questo siamo particolarmente, diciamo, orgogliosi, mentre sulla parte costi, se da una parte i consumi li abbiamo contenuti con attività preventive di riduzione, dall'altra parte gli aumenti delle materie prime e delle energie ci hanno portato a un aumento generalizzato dei nostri costi. Sul piano strategico, per quanto riguarda la nostra azione a 360 gradi, anche da questo punto di vista ci sono importanti novità e comunque positive novità. Il primo punto riguarda sicuramente gli investimenti. Abbiamo fatto degli importanti investimenti, abbiamo un piano importante di investimento sulla parte operations per potenziare le nostre capacità e le nostre anche capabilities produttive. Stiamo realizzando un importante impianto fotovoltaico che dimostra nuovamente il nostro impegno verso la sostenibilità ambientale e anche energetica. Sui nuovi prodotti invece abbiamo sviluppato e stiamo sviluppando nostra gamma di HPL, su cui abbiamo già ricevuto numerosi ordini, potenziando la linea Clean Duty dei nostri motoriduttori per l'industria pulita, diciamo così, completando la gamma dei motori self-power, che rappresentano un importante impegno verso la riduzione dei costi energetici. Il terzo punto che riguarda il piano strategico è la digitalizzazione. Sulla digitalizzazione abbiamo fatto numerosi investimenti nell'area del CRM, nell'area del SAP, nell'area della business security, che ci porterà, diciamo, notevoli miglioramenti nella ottimizzazione dei nostri processi, diciamo, interni. L'ultima area che è importante da un punto di vista strategico è il nostro footprint commerciale. Stiamo valutando l'apertura di nuove filiali in nuovi territori che ci permetteranno di migliorare ulteriormente la nostra penetrazione nei mercati. Beh, questo è quanto posso dire, diciamo così, per quanto riguarda quest'anno, la nostra attività nel 22 e anche quello che
verrà nel prossimo anno. E colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutti i nostri dipendenti, tutti i nostri le nostre direzioni per l'impegno profuso in quest'anno. E continuiamo così, anche il 23 è un anno di sfide e sicuramente insieme riusciremo a superarle in maniera migliore. Detto questo, auguro a tutti voi e a tutte le vostre famiglie un buon Natale e un sereno 2023. Grazie mille.